Consigliere Broglio. Grazie, grazie Presidente. Allora, sì, il discorso dei parcheggi, soprattutto in quella zona, era già stato fatto presente non soltanto dalla Lega Nord, ma anche da altri partiti, dal Comitato di Quartiere, quando si lamentavano giustamente che non c'era più parcheggio nella zona, Corso Antoni, la gente non riesce più, non riusciva più a parcheggiare. Quindi il fatto certamente arriva in ritardo, qualcuno è meglio tardi che mai, benissimo. Prima Superbo, rispondendo in qualche modo a una sollecitazione di Lava, diceva non è che se il sindaco chiede o si rivolge alla regione è un segno di debolezza, mi sembra di aver capito quello, no? Dal consigliere Superbo. Beh, sono d'accordo con lui, cioè non è certamente un segno di debolezza, dovrebbe essere così, cioè dovrebbe essere che avendo prima hai fatto nel tuo intervento, ok, ho detto sono d'accordo su questo che dici, perché non è secondo me un segno di debolezza, al contrario è la strada che bisogna seguire, perché voglio dire, i colori cambiano, le competenze cambiano, però i cittadini sono sempre gli stessi, hanno problemi, quindi invece bisognerebbe aumentare questo dialogo, che purtroppo però non è sempre così, come dire, così attivo. Non bisogna, secondo me, trincerarsi dietro il fatto, no, di dire no, il comune è di sinistra o la regione c'è cotta, cattivo, mangiano i bambini, non è così. Quindi il fatto che io ho già ripetuto più volte, detto anche al sindaco, lo dico sempre anche durante il bilancio, eccetera. Sarebbe bello queste cose qui anche un attimino prima poterle, no, elaborare, magari poteva anche diventare un documento comune all'inizio, no? E va bene, cioè io dico apriamo questo discorso, perché tanto alla fine saremo tutti, no, nei vari livelli poi giudicati dai cittadini. Per cui secondo me bisogna trovare una forma di collaborazione, sempre soltanto per uno scopo, per il bene della città, dei cittadini. Ed è in questo senso che leggendo la mozione, che oggettivamente cosa dice? C'è bisogno di parcheggi nell'area Fermi, e vabbè, lo sappiamo, è giusto, lo condividiamo, però ci siamo così permessi, la cosa, ripeto, è nata dalla Lega Nord e PDL, ma è aperta chiaramente alla firma e anche ovviamente al voto di chiunque lo ritenga necessario. E praticamente abbiamo detto che comunque nelle parti, scusa, mi passi la mozione per favore, grazie, tutto in diretta. Allora, dicevo, se è messa un po' scomposta perché l'abbiamo fatta qui senza, alla veloce, senza voler interrompere il consiglio, e quindi cercherò di dare un senso a questo testo. In pratica, quando dice nel chiede, dice di farsi carico, si pensava di inserire congiuntamente al comune di Collegno delle problematiche, eccetera, cioè giustamente fare una cosa condivisa, no? Il secondo punto dice praticamente il multipiano, dopo multipiano, quindi purtroppo saliamo nella parte del rilevato, nell'ultimo brano, dove dice appunto di un parcheggio multipiano che risulti oggettivamente integrato nell'area senza avere un impatto negativo e contemporaneamente risulti congruo per i posti auto e anche attraverso uno studio della situazione attuale, cioè fare un ragionamento su quello che c'è e fare una cosa che sia almeno impattante possibile. Cioè, so che queste cose sono state dette, no, però non avendo un progetto in mano, chiaramente anche noi, no, cerchiamo di dare una visione. E il terzo punto era praticamente di farsi garante, quindi che le attuali convenzioni di parcheggio vengano mantenute invariate ed estese anche al nuovo parcheggio, cioè sono dei cittadini che hanno pagato l'abbonamento, no, che tra l'altro mi dicono anche essere molto costoso, io non lo sapevo che era così caro. 190. Sardo, dicevi? 290 euro all'anno, io non lo sapevo, per un operaio mi sembra caro, no? Questo. Sì, sì. Non ho un figlio che va alle superiori, ma non ha l'auto perché è minorenne.
Vedrò, vedrò, no, andrà tranquillamente a piotte fino a... con le altre parti è ancora più caro. Vabbè, comunque sia, per qualsiasi cittadino è caro. Ok. Adesso volevo non volevo scatenare un dibattito, volevo soltanto dire che è comunque caro, giratelo come volete, è caro per lo studente, per l'anziano, il pensionato, eccetera. E quindi sono questi tre punti che i quali chiedo anche alla maggioranza di approvare attraverso questo emendamento che presenteremo. Per il resto niente, io lo dico ancora una volta, diventerò anche magari noioso, perdonatemi, ma il fatto di collaborare di più per la città senza dover mescolare i ruoli, perché non è questo l'intento perlomeno mio della Lega Nord, ma l'intento di fare costruire qualcosa, a volte magari dimenticando qualche volta magari anche le appartenenze politiche, ma cercando di focalizzare la nostra attenzione sull'interesse comune. Quindi io questo lo dico qui ancora una volta, perché secondo me al di là di tutto dobbiamo sempre fare l'interesse dei cittadini. Grazie.